Maria Guanelliana, vi parla Padre Carlos Blanchou, superiore provinciale della provincia Cruz del Sur, che comprende Argentina, Cile e Paraguay. Questo saluto vuole essere un abbraccio a tutti e vi voglio raccontare che siamo stati qui in raduno a Roma del Consiglio Generale con tutti i superiori provinciali e superiori di delegazione. È stato un incontro molto bello perché ci siamo incontrati da diverse parti del mondo con tante culture, tante ricchezze e anche con i nostri errori. Abbiamo condiviso buoni momenti e anche siamo stati consapevoli delle sfide che abbiamo verso il futuro, specialmente con l'illuminazione della parola del Papa Francesco, quello di Chiesa in uscita, e quello anche di andare sempre di più verso i poveri. Perciò è stato molto fruttifero questo incontro. Nella nostra provincia abbiamo anche noi delle grandi opere che lavorano nelle parrocchie, nelle scuole, con gli anziani, con i buoni figli. Normalmente sono opere tradizionali da tanto tempo in Argentina, dal 1925. Tutte le opere vanno bene e sono molto attuali per la Chiesa, per la società, per la nostra gente. La nostra sfida deve essere l'animazione vocazionale, perché abbiamo dei problemi. Questo tempo siamo un po' sterili e dobbiamo sensibilizzare la coscienza dei confratelli e dei laici sull'animazione giovanile e vocazionale. E più, diciamo, abbiamo più fiducia, più risorse, un po' in Paraguay, ma in Argentina e in Cile è un po' più difficile. Allora in quest'anno c'è il Consiglio Generale e questo raduno dei superiori provinciali ci ha spinto per lavorare di più e stimolare la coscienza sull'animazione giovanile e vocazionale. Un altro punto bello è che abbiamo due missioni importanti, sono le più lontane, di Orán, nel nord-ovest di Argentina, e Cojai, che anche lì, in quest'anno, anche se siamo pochi, però vogliamo dare più forza a queste due realtà che sono nelle periferie del mondo, che sono molto lontane tra i poveri, vera missione. Così in quest'anno dobbiamo lavorare anche con la preparazione del capitolo provinciale e poi la preparazione del capitolo generale. Siamo contenti di avere questa spinta dalla congregazione per noi, per poter andare avanti e rinnovarci spiritualmente e anche rinnovarci nel servizio dei poveri, come ci chiede la Chiesa. Vi mando nuovamente il saluto, vi porgo il saluto di tutti i confratelli, laici, suore, delle tre realtà dell'Argentina, del Cile e del Paraguay, e Dio vi benedica a tutti.